quando pativo la fame, non potevo pensare a morire, tutto mi era difficile, anche la mente si annebbiava, il corpo cercava un asilo nelle tenebre della notte, su giacigli crudi e neri, privi di calore umano. Ogni tanto staccavo le mani dalla ruvida coperta per liberarmi dalla buia che si conficcava nelle scarne membra, in mano alla ricerca di un sonno impossibile. Notte intere in un silenzio nemico, interrotto dal lamento del moribondo. Così, una delle interminabili notti, pensai seriamente alla morte. Pregai il Signore di liberarmi dalla vita terrena, non una preghiera qualunque, chiesi proprio la grazia, mi addormentai. Non so quanto durò il sonno. Mi svegliai nella realtà, mi resi conto che non potevo proprio permettermi di morire. Sarebbe stato un lusso. Aspettai il domani, l'inesorabile domani di tutti i giorni. Ma lei davvero voleva morire? Ebbene, con tutte le sofferenze, dicevo, che Dio a fare così? È meglio morire. Le sofferenze. Quali erano queste sofferenze? Sofferenze morali, perché vedevi ogni giorno morti sia vicino al letto, per terra, fuori la baracca. Era un continuo vedere cadaveri, cadaveri, cadaveri. Dici, che faccio? Un giorno devo morire. Perché soffrire e poi morire? Morire non si pensa più. E invece poi ha deciso di non morire, perché? Sperando che i giorni passavano, che era marzo, e sa, marzo poi veniva la primavera, e la primavera porta sempre giorni belli, e io speravo in qualche giorno bello, che qualche ritaglio di giornale che trovavamo per terra, si cominciava a leggere qualche cosa di che tutto stava vicino da noi, anche se ancora erano nella Normandia, in quella zona, però si avvicinava a qualche cosa per la libertà, ecco. E noi pensavamo di essere liberi, ma non sapevamo il libero che cos'era. Perché io continuo, oggi a quanti anni ho, a dirmi perché dovevo io stare a Dachau, io come gli altri. E vi spiegavo, ma perché questa crudeltà, il motivo perché? Che eravamo? Che abbiamo fatto? Abbiamo combattuto per l'Italia, ma non è che noi eravamo, insomma, esseri di continuare una guerra così, che noi non sapevamo il perché anche di questa guerra.